Qual è il segreto dietro il successo di un'azienda? Esistono tante risposte a questa domanda, ma secondo me la più importante è non smettere mai di farsi domande. Rischia di sembrare uno scioglilingua, ma l'unico modo per sapere di aver valutato bene ogni scenario è quello di mettere sempre in dubbio le proprie convinzioni. Per questo oggi voglio condividere con voi tre domande che secondo me ogni imprenditore dovrebbe farsi prima di aprire la propria azienda. La prima domanda da farsi è: quali sono i costi? Sembra una banalità, ma una delle ragioni per cui maggiormente le aziende possono fallire è nella valutazione sbagliata dei costi, non solo in termini finanziari, ma anche a livello di tempo ed energia. Stabilire in anticipo il costo che siamo disposti a pagare è fondamentale per tre motivi. Partire preparati, limitare gli imprevisti e garantire nel tempo il funzionamento dell'attività. Non fare questa valutazione è un po' come comprare una macchina aspettandoci che vada avanti per sempre con un solo pieno. Nel caso della macchina al massimo rimarremo a piedi. Nel caso delle aziende invece un errore di questo genere può costare molto più caro. La seconda domanda è: perché lo sto facendo? Qual è la mia motivazione? La motivazione viene definita come una spinta che dà vita a un comportamento e ci orienta verso la meta. La psicologia ci insegna che esistono due tipi di motivazione, quella estrinseca e quella intrinseca. La prima è sempre legata ad un incentivo esterno. Ad esempio, se decidiamo di aprire un'azienda perché analizzando il mercato abbiamo capito che c'è un vuoto da riempire. La spinta in quel caso viene da fuori. È il mercato a chiamarci e noi rispondiamo. Diverso è se iniziamo un'attività spinti principalmente da una passione personale. In questo caso la motivazione si dice intrinseca, proprio perché proviene principalmente dall'interno. Questa ovviamente è una classificazione scolastica. Nessuno di noi nel mondo reale viene spinto esclusivamente da forze interne o esterne. Per capirci, quando con 21 investiamo in un'azienda, lo facciamo sia perché sappiamo che è un buon affare, quindi la motivazione estrinseca, ma anche perché crediamo nei valori fondanti di quell'azienda e li riconosciamo come nostri. E questa è la motivazione intrinseca. Ed è quindi naturalmente la combinazione delle due cose a spingerci. Non investirei mai in un'azienda che non ritengo un buon affare, ma non mi imbarcherei mai in un ottimo affare che è lontano dai miei valori. Ultima domanda. È il momento giusto? È fondamentale e ve lo dice uno che ogni tanto si dimentica di farsela e poi finisce nei guai. Era il 1993 e con la 21 Invest pensavamo di aver avuto l'idea del secolo. Si chiamava 6 Milano, ve ne ho già parlato. Sarebbe stata un'emittente televisiva cittadina. Era una delle prime idee di business che facevamo partire ed eravamo tutti convinti che avrebbe fatto il boom. Peccato che ci trovammo costretti a ricrederci perché fallì poco dopo. Dopo qualche anno sono nati una serie di progetti molto simili che andarono avanti alla perfezione. Quindi, come mai noi avevamo fallito? La risposta è semplice: non era ancora il momento. Il passaggio da analogico a digitale non era ancora completo ed avevamo fatto l'errore di arrivare troppo presto. Non possiamo solo basarci sul sentimento e la fortuna, va studiato il mercato e va studiato il target. Solo così potremo capire se è veramente arrivato il momento di rimboccarci le maniche e lanciarci in un nuovo progetto. So bene che quando si ha un'idea, la voglia di incominciare batte spesso e volentieri la pazienza. Mi rivolgo a tutti quelli che hanno in mente di iniziare qualcosa di nuovo. Ogni grande risultato è frutto di tanti passi. E di solito i primi sono i più difficili e i più decisivi. Francesco d'Assisi diceva: incominciate a fare ciò che è necessario e poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile.